Allora, questa sera io vorrei soffermarmi essenzialmente su un solo punto, che certamente cercherò di articolare, ma un unico punto, ovvero guardare a Gesù Cristo, guardare a Gesù di Nazaret come ci è presentato dai Vangeli, per cogliere in Lui, nella sua prassi di umanità, vale a dire nel suo modo di vivere, di parlare, di incontrare le persone, come Gesù stesso trasmetteva, riconosceva, faceva sorgere la fede nelle persone che egli incontrava. Quindi oserei dire che è quasi un principio metodologico. Dobbiamo andare alla ricerca di chissà quali strategie da elaborare a tavolino. Dobbiamo semplicemente, come Chiesa, questo è il compito dei cristiani, sempre, in ogni tempo, rimetterci in ascolto del Vangelo, affinché l'Evangelo educhi noi che già ci diciamo cristiani, ma che siamo chiamati a ridiventarli ogni giorno. Ebbene, siamo chiamati a rimetterci alla scuola del Vangelo, alla scuola di Gesù Cristo, alla scuola della parola di Dio, perché persone formate in modo serio dalla parola di Dio possono già con la loro presenza diventare anche capaci di testimoniare e irraggiare la fede. Il contesto è una grande indifferenza, che è anche molto umiliante per noi cristiani, per noi che sentiamo di essere depositari di una tradizione ricca, capace di dare senso alla vita, di darle bellezza, orizzonte, e che vediamo essere infruttuoso, o almeno sono i nostri sforzi che risultano infruttuosi. Ecco, in particolare noi sentiamo che la trasmissione della fede oggi è diventata particolarmente difficile, perché in particolare nei confronti delle nuove generazioni spesso vedrete le difficoltà anche nella vostra famiglia, tra genitori e figli, nelle parrocchie, nelle difficoltà di incontrare a volte e trasmettere la parola della fede che venga accolta anche da dei giovani adolescenti, da delle giovani generazioni. Come dire, il titolo di questo convegno, la frase di Tertulliano, cristiani non si nasce ma lo si diventa, è una frase molto vera, è però anche una frase che ci dice che in fondo fino a un po' di decenni fa di fatto in certo modo si nasceva e si cresceva come cristiani, quando grosso modo la fede era trasmessa un po' con il latte materno, e poi il tessuto familiare, ecclesiale, anche sociale, assicurava un cammino che portava la maggior parte delle persone a dirsi cristiani. Perché questo nostro tempo, dono prezioso che noi abbiamo oggi, è certamente un tempo molto difficile ed è cambiato rispetto a questi tempi. Ecco, giustamente oggi nella Chiesa si propone come tema fondamentale la emergenza educativa, l'educazione alla fede, la trasmissione della fede. Per certi versi io credo che questo sia il problema. Ed è bello che vi interroghiate come Chiesa su questo punto, perché nella Chiesa, nelle diocesi, nelle comunità parrocchiali è anche ora che si cominci a mettere in atto delle priorità dettate dall'Evangelo, non dalle contingenze, ma dall'Evangelo. Certamente la trasmissione della fede e dunque il far convergere gli sforzi verso una formazione ed educazione di coscienze radicate nell'Evangelo e dunque nella vita di fede è il problema essenziale, ne va del futuro stesso della Chiesa. Cerchiamo di guardare a Gesù, a cosa ci dicono i Vangeli circa il modo in cui Gesù suscitava,
nutriva la fede nelle persone che incontrava. Domani sera forse allargheremo il discorso, mantenendoci sempre evidentemente a quello che è la centralità del Vangelo. E qui, ripeto, abbiamo davvero l'indicazione metodologica da seguire per rispondere adeguatamente al problema dell'educazione alla fede. Voi lo sapete, Gesù è stato chiamato, soprattutto da un antico scrittore cristiano, Clemente di Alessandria, come un pedagogo, dunque un iniziatore, un educatore che ha saputo educare alla fede. C'è stato in un bellissimo passaggio di questa antica opera del secondo secolo d.C., Clemente di Alessandria scrive: Gesù Cristo, il nostro pedagogo, ha tracciato per noi il modello della vita vera e ha educato l'uomo che vive in lui. Assumiamo dunque il salvifico stile di vita del nostro Salvatore, noi figli del Padre buono e creature del buon pedagogo. Dove vi faccio notare che l'esortazione di Clemente è: bene, Gesù che è apparso sulla terra per insegnarci a vivere, dice la lettera a Tito, ebbene ci chiede di assumere il suo stile di vita, il suo stile di vita. Si tratta di far nostra una vita, e da questa vita potrà irraggiare anche la potenza dell'Evangelo. Allora, questa sera ci chiediamo innanzitutto: che cos'è la fede? Come Gesù trasmette, come Gesù suscita la fede incontrando le persone? Che cos'è la fede? Proviamo a articolare questa prima pista. E io vi propongo di pensare alla fede non tanto come a un insieme di affermazioni dogmatiche, che hanno tutte le loro poste e la loro legittimità, ma proprio nel lavoro pedagogico, nel lavoro di animazione, di catechesi, di accompagnamento, di formazione, provate a pensare alla fede come al cammino del senso. Cioè, si tratta di pensare alla fede in Gesù Cristo, rivelatore di Dio, come qualche cosa che prende sul serio tutto l'umano della persona e orienta l'umano, guidandolo a una pienezza. La fede è chiamata a, come dire, a prendere sul serio, suscitare, tenere desta la domanda sul senso che ogni persona ha, anche ogni giovane ha: che cosa faccio della mia vita? Che senso ha il mio stare al mondo? Qual è il significato? Anche qual è la direzione? Qual è anche il gusto? Dovremmo interpretare il senso in queste tre direzioni. Noi abbiamo bisogno di bellezza, di gusto. Noi abbiamo bisogno anche di una direzione, di un comportamento, di un modo di camminare, di un'etica. Noi abbiamo bisogno anche di un significato. Ecco, la fede dunque come capace di assumere tutto l'umano e orientarlo. Io credo che gli uomini vogliano vedere e abbiano tutto il diritto di trovare in noi cristiani delle persone capaci di testimoniare il senso. Ecco, chi è oggi un uomo autorevole, una persona autorevole, un uomo, una donna autorevole? È la persona che sa, che incarna ciò che crede, ciò di cui c'è bisogno. Nel momento in cui noi cominciamo a parlare di educazione alla fede è la nostra credibilità, la nostra dunque coerenza e dunque la nostra convinzione. Ciò di dire cose perfino elementari, e tuttavia credo che dobbiamo in questo
questi tempi andare all'essenziale e alla semplicità, essenzializzare e semplificare. E dunque ricordarci che una testimonianza di fede che può suscitare la fede, appunto, è quando questa è incarnata da una persona. Testimoni di senso sono persone che nella loro vita, nelle loro relazioni, incarnano il senso della vita che hanno scoperto e a cui si sono asserviti. Ecco, la mia domanda allora è questa: siamo capaci, ad esempio, come cristiani, di fare nascere delle vite vissute insieme? Siamo capaci di far sorgere, di vivere insieme come comunità? È molto bello vedere questa assemblea qui davanti, dove persone anziane, persone giovani, uomini, donne, laici, presbiteri, religiosi, religiose, sono insieme e unificate dall'unico riferimento a Cristo. Mostrare che Cristo, l'Evangelo, dimostrarlo visibilmente, è capace di creare una comunione, una comunità, questo è parlante. La crisi della evangelizzazione, io non ci credo che sia crisi di una strategia, di una tecnica pastorale o di altro, è anzitutto crisi di una capacità di fare comunità. È la comunità che evangelizza, è la comunità, è il modo con cui i cristiani stanno insieme, vivono insieme, mostrano, come dice il Salmo, quanto è bello stare insieme. È questo che trasmette vita, vita, non idee o valori astratti. Ecco, da questo punto di vista io credo che il tema della educazione alla fede vada anche declinato ecclesialmente a livello comunitario. Lo vedremo forse di più domani, quando entreremo anche di più magari in qualche attualizzazione pastorale maggiore, ma se voi prendete quella pagina di Luca 24 che tutti conoscete, il brano di Emmaus, voi vedete che lì c'è una chiesa, quei due discepoli di Emmaus, che proprio il giorno della resurrezione hanno la possibilità di fare l'annuncio del risorto, mostrare la gioia del risorto, e in realtà il loro annuncio diventa un necrologio. Quale volto di Gesù narriamo? Il volto di un vivente oppure un volto così, di un morto? In questa capacità di trasmettere vita c'è molto, io credo, della capacità di suscitare la fede, di educare la fede, di trasmettere la fede come qualcosa di vitale, cioè che parla alla mia vita oggi. Forse per vincere la corazza dell'indifferenza si tratta di riuscire a mostrare come la fede è vitale, vitale. Ma questo, per questo non abbiamo altro strumento se non innanzitutto mostrare che è vitale per noi, per me, per noi qui in questa chiesa di Ovrio. E qui questa dimensione comunitaria ecclesiale ci dice anche che trasmettere ed educare la fede è un compito profetico, e compito profetico significa oggi di cercare di porsi nella storia, nel nostro oggi, come comunità. Riprendo qui una espressione molto felice del Cardinal Martini, che egli espresse diversi anni fa in un discorso di Sant'Ambrogio, nel giorno di Sant'Ambrogio: strutturare le nostre comunità come delle, egli parlava di comunità alternative, dove alternative significa che in una società connotata da relazioni fragili, oppure di tipo consumistico, oppure imperniate sulla concorrenzialità e sulla rivalità, invece esprime la possibilità di relazioni gratuite, forti, durature, segnate dal perdono, dal servizio reciproco, dall'attenzione al più povero, al più debole, all'emarginato, allo straniero e così via. Delle comunità in cui si sa vivere
questi valori grandi e veramente evangelici e che dicono la differenza cristiana in un mondo che invece cammina su binari decisamente differenti da quelli che l'Evangelo chiede. In questo senso io credo che se il profeta è colui che fa segno, è segno già con la sua stessa presenza e con la sua parola della presenza di Dio, ecco, le nostre comunità, noi per educare alla fede siamo chiamati a diventare segno e a suscitare senso, aprire futuro. Sarebbe interessante approfondire questo punto, perché ha molto a che fare con l'educazione delle giovani generazioni, ha a che fare con il creare futuro, il creare speranza. Non basta dire, quando parliamo dei giovani, che i giovani sono il futuro della Chiesa, della speranza della Chiesa, eccetera. Lo sono dal punto di vista biologico, ma non basta avere 20 anni per avere un futuro roseo davanti a sé. Il futuro è anche frutto di responsabilità e lavoro di noi che siamo più adulti o più anziani, ed è dunque una responsabilità da assumere. Nel Nuovo Testamento questo è molto esplicito, e quindi qui ci si deve anche interrogare, io credo, nel lavoro di catechesi nei confronti dei giovani, ma anche nello spazio familiare, nel trasmettere la fede ai piccoli, ai bambini e poi ai giovani. Ci si deve davvero interrogare se sappiamo rendere conto della speranza che è in noi. Ricordate quella bellissima espressione della prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 15, quando Pietro chiede ai suoi cristiani che vivono una condizione molto analoga a quella che viviamo noi, piccole fraternità in un contesto culturale pagano, in un contesto culturale che decisamente andava in tutt'altro senso, una chiesa che era davvero un pusillus grex, un piccolo gregge minoritario, dice: siate sempre pronti a rendere ragione della speranza, della fede che è in voi. Questo ci è chiesto. Assumere dunque la educazione alla fede come una responsabilità che ci interpella direttamente, ci pone a chiedere: ma noi che ci diciamo credenti lo siamo davvero? Sì, accettiamo quotidianamente di lasciarci rievangelizzare? Siamo davvero educati alla fede? E poi aprirci alla, appunto, testimonianza e educazione alla fede. In questo io credo che l'educazione alla fede non posso dimenticare oggi, ma era già detto nelle parole iniziali del vostro vescovo, che educare alla fede significa prendere sul serio l'umanità dell'uomo e lavorare per l'umanizzazione delle persone. Vedremo come nella pratica di Gesù le due cose non sono per niente distinte, anzi, si tratta di aiutare la persona a diventare sempre più umana, a sviluppare quell'immagine di Dio che lui è nella sua unicità. Si tratta di questo, e in questo davvero noi siamo chiamati ancora una volta a guardare a Cristo. E qui vi cito faccio una citazione da un teologo contemporaneo che ha scritto: nessun uomo è più umano di Gesù quando va incontro a malati, a esclusi, a poveri, a peccatori. Nessun uomo spinge più lontano la condivisione della condizione umana, fin nella solitudine, nell'ingiustizia, nella violenza, nella sofferenza, nella morte. Nessun uomo più di lui è abitato dall'amore. Come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Ecco l'uomo, il senso che la Chiesa offre e propone è questo: Dio non dispera dell'uomo, questo è il suo modo di essere fedele. Molto bello questo, state attenti, perché questo dire che il senso che la Chiesa offre è che in Cristo Dio non dispera dell'uomo, questo significa suscitare fiducia,
fiducia. E io credo che il lavoro di suscitare fiducia sia un lavoro che a livello ecclesiale, a livello sociale e culturale è oggi decisivo per creare futuro e creare speranza per le giovani generazioni. Ma ancora, un secondo punto, se la fede è cammino del senso, la fede è anche un atto umano fondamentale. Certo, la fede ha una dimensione teologale, la fede è un dono. Paolo scrive nella lettera ai Filippesi 1,29: vi è stato concesso per grazia di credere in Cristo. Bellissimo. È la rilettura della fede come un dono, ma la fede, proprio perché è un dono che viene accolto, ha poi una struttura umana, è un atto umano. Karl Barth, il grande teologo, ha potuto scrivere in modo lapidario: non è Dio ma l'uomo che crede. Bene, la fede dunque è una scelta dell'uomo che coinvolge tutto il suo essere personale e si manifesta in un atto che è umanissimo e vitale, teso alla vita. Credere è entrare in relazione, in un rapporto vivo con un altro. Fede è dire amen. Voi sapete che quando dite amen in ogni celebrazione liturgica, voi dite: io aderisco, io do il mio consenso, io partecipo con tutto me stesso a quanto viene celebrato, pronunciato nella celebrazione. Significa dire: io aderisco, io faccio fiducia, io mi fido, io credo. Amen è una formula che deriva da un verbo ebraico, amante significa credere, aderire. Ecco, quando si parla di fede, dunque mi raccomando, si abbia, soprattutto nell'educazione alla fede, ma non si pensi immediatamente a dei contenuti da trasmettere, la fede non è una cosa da impiantare in un altro, ma è un evento spirituale, si deve mettere a servizio di un evento spirituale, dunque creare una relazione. Non si deve pensare a formule dogmatiche o astratte di verità, ma anzitutto pensare alla fede come quell'atto umano di cui ci testimoniano le scritture, che consiste nel mettere il piede sul sicuro. Il verbo credere significa anche appoggiare sul sicuro, avere una base salda su cui poggiare. Dunque, la fede appare dunque come un movimento umano essenziale. Io penso che potremmo dire che non c'è una vita umana autentica senza fede. Come è possibile vivere senza fidarsi di qualcuno? È impossibile. Noi uomini, a differenza degli animali, siamo molto più fragili e usciamo molto incompiuti dal ventre di nostra madre, dopo per crescere, per diventare delle persone, abbiamo bisogno di un lungo cammino, di tanti anni, ma abbiamo bisogno soprattutto di fiducia, di fiducia. La nostra vita dipende da un contesto in cui ci si fa fiducia. Ecco, è possibile iniziare a percorrere una storia d'amore tra due persone senza aver fiducia l'uno nell'altro? Il fidanzamento ci rende esattamente a questo tipo di fiducia. La fede che gli sposi si mettono all'anello dice di nuovo questa realtà umana, umanissima, senza la quale non c'è vita, oserei dire non c'è neanche possibilità di famiglia, di società, di vita assieme. Ecco, quando accediamo alla pienezza delle relazioni, quelle più personali, ma anche come quelle pubbliche, politiche, sociali, noi di fatto dobbiamo fidarci, far credere a ciascuno. Come dire, non si può essere uomini senza credere. Credere è il modo di vivere la relazione con gli altri. E non è possibile davvero nessun cammino di umanizzazione senza gli altri. Perché vivere è sempre vivere con
e attraverso gli altri. Ecco, è proprio per questa umanità della fede, espressione che effettivamente mi trovo molto suggestiva, è proprio per questa umanità della fede che dobbiamo confessare che la crisi della fede incomincia non solo da quei tanti motivi che spesso diciamo, di secolarizzazione dei tempi, eccetera, vi è tutto questo, ma vi è qualcosa di molto più radicale. La crisi della fede inizia dalla crisi dell'atto umano di credere, che è diventato difficile, contraddetto. Pensateci bene, pensate alla vita quotidiana, all'esperienza quotidiana. È difficile credere all'altro, siamo spesso diffidenti, non osiamo credere all'altro fino in fondo, perché si preferisce spesso, ad esempio, convivere piuttosto che impegnarsi legandosi in un matrimonio, perché è diventata difficile la storia perseverante dell'amore, perché è diventato così difficile promettere. La fiducia la si crea grazie anche a delle persone che sanno promettere e naturalmente mantenere le promesse. Noi vediamo come è difficile oggi, lo vediamo nelle nostre vite, nelle comunità religiose segnate o attraversate dagli abbandoni, nelle famiglie in cui la fedeltà rischia di disgregarsi. Ecco, perché soffriamo così tanto di questa separazione, del venir meno della fiducia reciproca, dell'alleanza nell'amore umano, dell'alleanza stretta in una comunità religiosa? Ecco, è in crisi un atto anche umano di fare fiducia, di credere all'altro, di promettere di restare fedeli. Ecco, forse dovremmo dire questo. La fede, in un bellissimo testo della prima lettera di Giovanni, è definita così: come credere all'amore. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Nel testo della prima Giovanni, capitolo 4, versetto 16. È molto bello. Che cos'è la fede? Credere di essere amati. Credere di essere amati. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Ecco, come è possibile credere all'amore di Dio che non vediamo se non sappiamo credere, fare fiducia, attendere l'altro, il fratello che vediamo? Ecco, allora proprio per questo è essenziale guardare a Gesù, come educava lui alla fede, come generava alla fede uomini e donne nei suoi incontri sulle strade della Palestina. Gesù sapeva che non ci può essere una vita umana senza fede e quindi sua prima preoccupazione era quella di testare fede e mostrare un atteggiamento capace di comunicare e generare la fede. Ma allora guardiamo, e questa è la seconda parte, un po' più breve della prima, in cui vi mostro alcuni punti essenziali che possiamo trasfondere nelle nostre pratiche personali e comunitarie di educazione, formazione, evangelizzazione. Gesù, come educatore alla fede, si presenta anzitutto come uomo affidabile, credibile. Se uno vuole, si propone di educare alla fede, deve essere fidabile e credibile. La credibilità di Gesù da dove nasce? I Vangeli ci dicono nasce dal fatto che Gesù è un uomo che ha delle convinzioni. Avere una convinzione non significa semplicemente sapere delle cose, è essere intimamente coinvolti in ciò che si crede. Gesù è tutto in ciò che crede. Gesù è un uomo che ha passione per Dio. Gesù è un uomo che ha passione per l'umano. Gesù è un uomo di convinzioni ed è un uomo coerente. Questa sì, invece, è una virtù oggi un po' rara, molto più rara, la coerenza tra il dire e il fare.
Gesù era radicalmente coerente tra ciò che pensava e diceva, tra ciò che viveva e operava. Dunque, nell'educare alla fede, l'educatore, il formatore, si interroghi e lavori per la propria coerenza, la propria convinzione. Notate che spesso non erano semplicemente le parole di Gesù che, raggiungendo l'uditorio, suscitavano una reazione di fede o di adesione. Era spesso la sua stessa umanità contrassegnata da una autorevolezza, da una piena coerenza tra l'agire, il fare e il dire, il pensare. Abbiate il coraggio a volte di guardare, di leggere i Vangeli cercando l'umanità di Gesù, l'umanità semplice di Gesù, e farete delle scoperte molto belle. Ad esempio, Gesù è percepito come un uomo autorevole, eppure attenzione, Gesù non aveva seguito il cursus degli studi per diventare rabbino, diciamo così. Non era un'autorità che veniva dal fatto che aveva letto molti libri, non era un'autorità di presa, eppure chi lo sentiva parlare diceva: quest'uomo parla con autorità, non come gli scribi e i farisei. Un'autorità di altro tipo, che nasce esattamente dall'essere un uomo convinto e pieno di passione per Dio, disposto a pagare dunque anche con la vita il suo aderire al Padre, il suo credere. Ecco, non è un mestierante Gesù della teologia o del sacro. Gesù è un uomo convinto e che vive una relazione con Dio il Padre in modo totalmente coinvolta. Ecco perché la sua parola, i suoi gesti trasmettono una vita. E sono dunque vitali. Potremmo dire questo: non c'era forse bisogno sempre di ascoltare Gesù? Forse poteva bastare vedere. Chi di voi conosce o ha letto qualche volta dei gnapoftelli, i detti dei padri del deserto, saprà che ogni tanto si dice che un giovane va alla ricerca di un anziano padre spirituale, e giunto lì non gli sta neanche a chiedere: Abba, padre, dimmi una parola, ma va lì, si ferma e dice: mi basta vederti. Perché la persona è già evangelizzazione con il suo modo stesso di presentarsi, il modo stesso di vivere, di essere, di parlare, di agire della persona diventa già eloquente di ciò che fa vivere la persona. Ecco allora che nell'educazione alla fede una istanza basilare è la affidabilità, la credibilità. Magari noi non riusciremo mai a essere coerenti come Gesù di Nazareth, ma anche per noi indubbiamente vi è richiesto un cammino quotidiano di coerenza, di affidabilità. E se è vero che la nostra fede e il Nuovo Testamento, soprattutto il Vangelo di Matteo, che ce lo dice sempre piccolo, sempre poco, il Vangelo di Matteo usa una parola greca, oligopistia, per dire la fede è piccola, sempre un po', la nostra fede anche quando c'è, sempre poca, piccola, di durata, rischia di essere di breve durata. Tuttavia la nostra poca fede la possiamo mettere nella fede di Gesù Cristo, colui che, secondo Ignazio di Antiochia, è la fede perfetta. Ignazio di Antiochia, nella lettera ai cristiani di Smirne, parla di Gesù come colui che è la fede perfetta, è teleia pistis in greco, la fede compiuta, piena, potremmo dire la fede fatta persona. Secondo punto, Gesù è un uomo che, per entrare in dialogo con le altre persone, per incontrarle, si è spogliato, si è svuotato. Gesù dialoga sempre, entra in dialogo con le persone che incontra, che sia il lebbroso, che sia l'uomo cieco, che sia la donna cananea, che
sia il fariseo Simone, eccetera, Gesù entra in contatto con le persone e dialoga. Il dialogo è la forma pratica della mitezza. Gesù non impone, non dice tu devi, ma dialoga, propone una presenza dialogica, dunque mite. Questo significa però che egli, come dire, incontra le persone là dove le persone possono essere raggiunte. Gesù non consegna verità astratte, ma instaura un cammino dialogico con la persona, inizia una relazione con la persona che incontra. Bene, se non si crea una relazione vitale con le persone, ma che fede vogliamo trasmettere? La fede si trasmette all'interno, o comunque le condizioni affinché lo spirito faccia sorgere la fede nell'altro avvengono grazie a una relazione vitale che si crea, a una relazione in cui c'è fiducia, in cui c'è riconoscimento. Ecco, Gesù comunica entrando in relazione con la persona precisa, entra nella situazione in cui si trova questa persona, apre un dialogo, ma tutto questo è sempre preceduto da un movimento, come dire, di abbassamento, che rinnova nel concreto quella kenosi, quello svuotamento di colui che dalla forma di Dio assunse la forma umana, anzi la forma di schiavo, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Ecco allora che voi vedete che Gesù diventa un viandante assetato al pozzo di Sicaro, notate che chiede da bere alla donna di Samaria. Lì il dialogo è un Gesù che chiede aiuto a colei che in realtà lui potrà dissetare davvero, ma Gesù che chiede aiuto, osa la propria debolezza. Oppure Gesù che si fa pellegrino sulla strada di Emmaus e anche lì domanda: ma chi sono questi discorsi che state facendo tra di voi? Lui che potrebbe istruire loro su tutto ciò che è avvenuto e che loro non hanno ancora capito. Gesù arriva a frequentare le tavole dove ci sono dei pubblici peccatori, ci sono degli, magari anche prostitute, addirittura veniva chiamato amico di Beone Mangione, amico di pubblicani e peccatori. Questa la diceria la fa lui, che è la cui santità evidentemente era lui che in questo modo comunicava la sua santità anche agli uomini peccatori. Ecco dunque il cammino per incontrare l'altro, che è un cammino in cui Gesù si abbassa, si confronta con l'interlocutore, accetta di mettersi in gioco con lui. E il primo approccio dunque di Gesù con l'altro non è ti vengo a dire io quel che, di cui tu hai bisogno, ma è una domanda. Provate una volta a leggere nei Vangeli le domande che Gesù pone ai suoi interlocutori, e la domanda è sempre un dare la parola all'altro, anche al giovane che lo interroga: cosa devo fare per la vita eterna? Per avere la vita eterna Gesù non gli dà subito la risposta, ma dice perché chiami il cuore. Dove anche lì con estrema finezza Gesù dice a quella persona: vai a fondo dei motivi della tua ricerca. Oppure ai discepoli che gli cominciano ad andare dietro nel Vangelo di Giovanni, dice: ma che cosa cercate? O alla donna, a Maria di Magdala all'alba del mattino della risurrezione: donna, chi cerchi? E così via. Ecco, la domanda in cui si apre una relazione e che diventa lo spazio di uno scambio umano in cui Gesù dà la parola all'altro. Qui si tratta anche però di, da parte nostra, ci pretendiamo di educare alla fede, di rinunciare a certi diritti, privilegi che rischiano di essere un ostacolo. E questo rinuncia, una nostra autoaffermazione, è essenziale per lasciare spazio all'altro. E ripeto, si tratta di entrare in un dinamismo di formazione, di educazione, in cui si
prende sul serio l'umanità dell'altro. La fede non può essere una cosa, un oggetto, un'etichetta che applichiamo indistintamente a delle persone. Ogni persona con la sua individualità va assunta, ascoltata, accompagnata e per trovare le parole adatte per essa, le capacità di ascolto che ogni persona ha. Gesù fa questo lavoro. Si tratta di ascoltare, ascoltare, ascoltare. Terzo punto, Gesù è un uomo capace di accogliere e di incontrare tutti, proprio tutti. E anzitutto i poveri, anche quelli che erano magari emarginati nella società religiosa del tempo. Ma Gesù non ha davvero posizioni ideologiche, incontra il povero, il malato, l'impuro, ma incontra anche il ricco, incontra Zaccheo, incontra il fariseo Simone. Per tutti veramente è l'annuncio della comunione di Dio. Ecco, davvero Gesù non nutre atteggiamenti pregiudiziali, non nutre prevenzioni, crea degli spazi di fiducia e di libertà in cui l'altro può entrare senza sentirsi giudicato e senza dover provare paura o vergogna. Gesù non incontrava neanche, oserei dire, il povero o il malato in quanto povero o in quanto malato. Gesù incontra sempre delle persone. C'è un bellissimo testo che io adoro, il testo di Marco 5:1-20, in cui Gesù incontra uno schizofrenico di Gerasa, l'indemoniato di Gerasa, un uomo, un energumeno che andava in giro spoglio, che si è autolesionista, si percuoteva con pietre, era stato più volte legato con ceppi e le aveva spezzate. Quest'uomo gli corre incontro dicendole: vattene via, cosa vuoi da me? E Gesù rimane accanto a lui chiedendogli il nome, cioè rinviandolo alla sua unicità, al suo nome, al suo volto. Gesù vede in lui non un malato, non un alienato, ma una persona, una persona. E da lì inizia il cammino che porterà questa persona a una guarigione, cioè a un ritrovare unità con se stesso, tanto che alla fine di quel lungo incontro in cui Gesù spende tempo, energie, intelligenza, forza, affettività, questa persona alla fine è seduta, questo che andava prima in giro, avanti e indietro senza mai fermarsi, vestito, lui che prima andava in giro nudo, e sano di mente, lui che prima era completamente fuori. Ecco, c'è una capacità di entrare di parlare il linguaggio dell'altro che Gesù ha, e questo gli consente di incontrare tutti, ma incontra nell'altro sempre una persona, accettando, attenzione, questo è molto importante, il linguaggio che l'altro può esprimere. Abbiamo anche questo coraggio. L'altro non deve, come dire, conformarsi ai nostri linguaggi. Quando Gesù è a mangiare in Luca 7:36-50 in casa di Simone il fariseo, ecco che a questo party, a questo banchetto, entra una prostituta che tutti conoscevano della città e si mette ai piedi di Gesù, non dice una parola, bagna i suoi piedi con le sue lacrime, li asciuga con i suoi capelli, unge il capo di Gesù, i suoi capelli, con l'olio che normalmente, i profumi che utilizzava nei suoi incontri, nel suo mestiere. Ebbene, Gesù, che con estrema libertà accoglie il linguaggio corporeo, non verbale, di questa donna che si ritrova con i suoi strumenti a essere di fatto nella posizione della discepola. Lei ai piedi di Gesù, espressione tecnica per indicare il discepolo. Ma anche lì Gesù, che è estremamente aperto ad accogliere i linguaggi che le persone possono avere, senza pretendere di imporgli il proprio. Anche in questo noi vediamo un Gesù che si prende cura di tutto l'uomo e dell'uomo così com'è, in una infinita compassione. E la compassione è davvero un altro elemento decisivo all'interno dell'accostamento dell'altro e dell'educazione alla fede. Quando Gesù vede le folle davanti a lui come pecore senza pastore, preso da compassione, inizia
principale, e dove compassione significa sentire l'altro nella sua unicità. Non è semplicemente, come dire, il moto interiore di, così, emotivo che sentiamo di fronte a qualcuno che soffre, è molto di più, è sentire l'altro nella sua unicità, quella persona lì, quel volto, quel nome è un'immagine di Dio unica e irripetibile. Ecco, da qui la compassione che mi porta a entrare in relazione con questa persona cercando di raggiungere il suo linguaggio. Ed ecco allora il quarto punto. Gesù è un uomo che sempre cerca e fa emergere la fede dell'altro. Gesù cerca una fede, attenzione, già presente, una capacità umana già presente di fiducia, di fede, e la fa emergere, la suscita. Quinto punto, Gesù annuncia il regno, questo è il vero centro di tutta la sua predicazione, e in questo modo, capite l'espressione, si decentra rispetto a Dio. Che cosa voglio dire? L'educazione alla fede da parte di Gesù tende all'annuncio del regno di Dio, cioè all'Evangelo. Dio ormai regna. E come Gesù vive questo annuncio? Lo vive innanzitutto sulla sua persona. Gesù è la persona su cui Dio regna in pienezza. Che cos'è il regno di Dio? Qui dovremmo dire meglio. Chi è il regno di Dio? Gesù di Nazareth. L'uomo su cui Dio regna pienamente, in pienezza. Ecco, Origene, nel suo commento al Vangelo di Matteo, scrive che Gesù è l'auto-basileia, cioè il regno di Dio in persona, fatto persona. Bene, Gesù non faceva però riferimento a se stesso, ma nell'opera di evangelizzare, di annunciare il regno, di annunciare il Dio Padre, era sempre decentrato rispetto a Dio, a quel Dio che egli con la fiducia di un bambino chiamava Abba, papà. Gesù, prima di insegnarci a credere, ci insegna a essere uomini. Ricordate sempre quel testo che vi citerò anche domani, della lettera a Tito, e a farsa la grazia di Dio, portatrice di salvezza a tutti gli uomini, che ci insegna a vivere in questo mondo, attendendo la beata speranza. È il Cristo che ci insegna a vivere da uomini, da donne, in questo mondo. Secondo, l'evangelizzatore è colui che sa essere una persona anche affidabile, cioè che ha una umanità credibile. E poi, terzo, sa essere presenza all'altro, sa fare il dono della propria presenza, che vuol dire poi del proprio tempo, delle proprie energie affettive, intellettuali. Incontrare l'altro è esigente. Ascoltare l'altro è faticoso, cercare di ascoltare anche il suo non detto è faticoso. In ogni caso, io credo che resti vero, io lo vedo tante volte facendo incontri, soprattutto con dei giovani più o meno credenti, spesse volte anche abbastanza lontani, indifferenti, che tuttavia, quando si sa narrare Gesù come colui che parla alla mia umanità e che può assumere e parlare all'umanità anche problematica, ferita del giovane, ecco che questi giovani davvero sono interessati a Gesù. C'è un vogliamo vedere Gesù che c'è ancora negli uomini oggi. E allora, ecco, credo allora, e qui concludo davvero, che forse dobbiamo per il momento e sempre ogni giorno di nuovo rinnovare il nostro atto di fede e credere nell'amore che Dio ha per noi, credere nell'amore che Gesù ha avuto fino alla fine per il suo. Questa è la nostra fede cristiana, credere all'amore. Se sappiamo vivere questa fede nelle relazioni con gli altri, probabilmente riusciremo anche a creare le condizioni perché ci sia una trasmissione di fede, un'educazione alla fede. Grazie del vostro ascolto.